quel ciondolo che hai al collo? Lo riconosco, è il ciondolo di Ellie. Dimmi subito dove l'hai preso. No! Ah, non correre! Somiglia a un paperotto, un papero di latta. Tu non hai vinto il combattimento, è tutta una bugia. C'è solo che ti prenda. Pericolo scampato, adesso ci siamo qui noi. Non ci si comporta in questo modo con una signorina. Se non vuoi che usi ancora il mio gas, alzati in piedi e avanti. Ma com'è successo? Deve essere per forza stato il pugno a far comparire quest'armatura. Adesso il problema è cosa fare per liberarmene. Non capisco per quale motivo è apparsa così all'improvviso. Accidenti, se sapessi almeno come funziona. E poi come mai quella ragazzina aveva appeso al collo il ciondolo di Ellie? Devo uscire subito da qui e andare a cercare i miei amici. Bene, il condotto di ventilazione. Ed ecco che Joe Mano di Diamante scarica tutta la sua forza bruta sull'avversario, accettandolo con un colpo tremendo. E non si ferma qui. Come una belva scattata, continua l'attacco con una serie di mosse micidiali. Questa armatura è troppo pesante. Tu li riconosci subito, quelli di Talent Orange, mamma. Nessuno avrebbe immaginato che quel ragazzino mettesse al tappeto Sampak, io incluso, lo confesso senza vergogna. E quell'armatura, mai sono visto. Sono 60 anni che lavoro in questo settore. Non avevo mai visto una trasformazione così spettacolare. Mai in vita mia. In ogni caso, ho conquistato il pubblico. Non so che cosa pensare. Si direbbe quasi che... Nonna! Eh? Eccomi, nonnina! Oh, ciao piccolo tesoro, che fine avevi fatto? Non ti piace più stare con la tua nonnina che ti vuole tanto bene? Ho una cosa da chiederti, nonna. Ti ricordi di quella bambina che ha quel bel cagnolino? Posso farla venire a giocare in camera mia? Dai, ti prego, ti prometto che mi comporterò bene. Oh. Dimmi di sì. Ti prego. Andiamo, non sono richieste da fare, Orange Mama. Non è assolutamente il caso, potrebbe essere molto pericoloso. D'accordo, visto che ci tieni tanto e che vorresti divertirti con qualcuno della tua età, hai il mio permesso. Oh no, secondo me questa è una follia. Oh. Sì? Stai zitto. Evviva, grazie nonnina, ti voglio bene. È pericoloso. Che strano. Com'è possibile? Sapevo che eravamo in presenza di qualcosa di straordinario. Il leggendario pugno di Eon che scomparve 100 anni fa. Offra le mani un tesoro davvero inestimabile. Che guaio. Non riesco a ricordare da che parte sono venuto. C'è una scala, bene. Vediamo da che parte ci conduce. Buttons. Siamo rimasti tranquilli chiusi nella cella senza far rumore. Siamo stati attenti a tenerla pulita. Sono sicuro che siamo i prigionieri più educati che abbiate mai avuto qui dentro. Dai, Ellie, di qualcosa. Stai zitto! Devi seguirci senza fare storie.
Dai, Buttons, non peggiorare la situazione. Fa quello che ti dice. No, per favore, non portateci nei sotterranei. Sono allergico all'umidità e sono di salute cagionevole. Cosa? Ma dove li stanno portando? Era ora che arrivaste. Orange Mama li sta aspettando. Muoviamoci. Ancora quei tizi. E adesso cosa faccio? Niente. Probabilmente era un topo.